Nicola Arginò, presidente a Lanciano, presidente della quarta commissione, consigliere regionale, è un argomento di sua stretta pertinenza e nel corso di questa conferenza stampa ha parlato anche della necessità di una riunificazione delle tre aziende abruzzesi, almeno per quanto riguarda il trasporto su gomma. Che punto è la situazione? Sì, intanto devo ringraziare il presidente Di Nardo della Sangritana perché è la seconda volta che vengo in visita ufficiale. L'altra volta addirittura facevamo la quarta commissione trasporti qui a Lanciano, proprio per onorare l'azienda su ferro, l'unica azienda su ferro che in altre regioni non vi è e qui funziona benissimo. Io ho voluto approfittare intanto della visita anche contemporanea del leader Will Trasporti per confrontarci Regione Abruzzo e anche con un esponente di primo piano del sindacato a livello nazionale, perché ad esempio c'è da parte di Trenitalia una specie di ostruzionismo verso la Sangritana che non possiamo più tollerare, perché laddove Trenitalia ci toglie, parlo dei servizi essenziali sulle stazioni di Vasto, Ortona, Lanciano, con dei servizi che invece la Sangritana può dare perché ha il tratto fino a Bologna, perché negare a 150 cittadini abruzzesi, tra universitari o persone che lavorano a Bologna, la possibilità di potersi collegare con le stazioni di Vasto, Ortona e Lanciano? Addirittura Trenitalia ci sposterebbe l'approdo non a Bologna Centrale ma a San Donato, che è periferico e quindi non sarebbe di facile collocazione da chi la raggiunge. Allora io mi farò portavoce, proprio per quanto sollecitato questa mattina dal Presidente, di una mozione da far votare all'unanimità in Consiglio regionale per far sì che arrivi sul tavolo della Trenitalia un lavoro politico a supporto di quanto già chiede da tempo il Presidente della Sangritana, per riuscire ad avere questo servizio importante per i nostri cittadini. E ringrazio ancora il Presidente Pasquale Di Nardo perché per primo è stato l'unico a non agire nella logica del campanile che abbiamo visto, ahimè, anche nel Consiglio regionale di ieri sul riordino delle province. Ma il primo che ha fatto un passo indietro dice: va bene, io sono favorevole all'azienda unica, magari creare una holding e poi delle piccole società, una che si occupi di servizi, una che si occupi di trasporto su gomma, un'altra che si occupi di trasporto su ferro, per dare all'Abruzzo, ripeto, magari meno consigli di amministrazione, meno CDA come ci chiedono i cittadini e più servizi. L'impegno è preso, entro l'anno dobbiamo chiudere con l'azienda unica, anche perché l'avevamo approvata la riforma con gli impegni presi alla finanziaria 2011. Siamo oramai arrivati quasi alla chiusura dell'anno e lo dobbiamo fare in tempi rapidi, così come la Commissione sta in tempi rapidi già discutendo il PRIT, il Piano Regionale dei Trasporti, e il TPL, il Trasporto Pubblico Locale, e anche questo arriveremo in tempi molto veloci perché ce lo chiedono, ripeto, le aziende del nostro territorio.